a tutti, io sono Ilenia e bentornati in una nuova recensione. Non vedevo l'ora di farla perché questo libro l'ho divorato, l'ho adorato, ma voi già lo conoscete perché ve l'ho spammato in tutti i video. Il bambino del fiume di Sadie Jones. Sadie Jones nasce a Londra nel 1967 ed è scrittrice e romanziera. Questo libro è stato pubblicato da Mondadori nel 2008 e racconta della vita non proprio felice di Luis. Luis infatti è un bambino che ha assistito alla morte di sua madre e si sente estremamente in colpa perché è stato proprio lui a chiedere alla sua mamma di immergersi in un fiume che poi sarà il luogo dove lei morirà per cercare un oggetto a lui molto caro. Il padre poi si risposa, però la nuova compagna di suo padre non fa altro che metterlo in imbarazzo. Poi crescendo infatti Luis non ha una vita proprio da bravo ragazzo, roba di qua, roba di là, insomma, compie azioni che non dovrebbe, finché non appicca un incendio in una chiesa e viene messo in carcere. Una volta scontato la sua pena, Luis vuole cercare una nuova vita, una vita migliore da un'altra parte, perché dove vive non si sente più a suo agio, forse non lo è mai stato, finché non rincontra Kit, bambina dei giochi, ormai ragazza anche lei, che ha avuto lo stesso passato non proprio felice, e quindi trovano conforto l'uno dall'altro. Però Luis vuole comunque andare via, decide comunque di scappare dal suo passato, non lo so se ci è riuscito, speriamo di sì. Comunque ha trovato già una piccola speranza nella piccola Kit, e quindi vuole comunque avere certezza delle sue speranze. Questo libro credo che abbia un significato molto profondo, un insegnamento per tutti i giovani che hanno vissuto un'esperienza traumatica, li ha portati a compiere determinate azioni, ma soprattutto chi vive in un ambiente che lo mette a disagio. Comunque l'ho letto durante l'adolescenza e mi ha insegnato veramente moltissimo. Poi credo che sia stato anche da parte di mio padre che mi volesse insegnare determinate cose, perché questo libro me l'ha regalato lui. Credo che sia anche merito suo se ho capito determinate cose. Sadie Jones ha inoltre una scrittura veramente molto fluida, si legge tranquillamente nonostante i temi siano abbastanza forti. Avrei veramente tantissimo da dire su questo libro, però io preferisco fare recensioni molto brevi perché non voglio ammorbarvi con le mie cose da dire immense. Però ve lo consiglio tantissimo, soprattutto a tutte le persone che stanno vivendo un momento difficile o hanno comunque un trascorso molto triste, molto turbato. Magari questo libro vi potrebbe dare un po' di speranza, potrebbe farvi capire che magari la vita potrebbe essere anche a vostro favore. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se volete lasciatemi qualche critica, qualche commento, che sia positivo o negativo, magari mi date qualche suggerimento, perché nonostante una delle prime recensioni, magari non so ancora come farle, nonostante veda recensioni ovunque, ma una conto è vederle da altri youtuber, un conto è farla, perché non lo so. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così non vi perdete nessun altro video. Se volete in descrizione c'è il mio profilo Instagram, quindi se mi volete seguire su Instagram fate pure, siete tutti ben accorti. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao!